Ecco, allora siamo qui con una cosplayer che penso che a prima vista conoscano tutti, però noi la facciamo presentare. Ciao a tutti, io sono Nadia SK. Ciao. Ecco, naturalmente art director di Neon to Cosmoplay, esatto, ecco. Che è la rivista che parla di Giappone e cosplay, un po' di tutto, insomma. Un po' in generale, comunque. Poi anche nel 2008 hai partecipato al World Cosplay Summit. Esatto, con Martina Arnaldi nel 2008 siamo state le rappresentanti italiane per il World Cosplay Summit, mentre quest'anno sono stata qualificata per il Cosplay World Master, dove mi sono qualificata terza. No, beh, complimenti allora. Allora, adesso noi siamo qui a Lucca, vuoi parlarci però oltre a Lucca anche di Romix? Certo, Romix quest'anno come al solito ci sono stati dei costumi fantastici e dove hanno vinto appunto i fratelli La Manna, che tutti conoscono, e mentre noi vabbè non abbiamo vinto e come al solito una bella manifestazione, direi quest'anno anche un po' migliorata, nel senso che il palco era molto più bello, l'organizzazione è anche migliore, quindi sono soddisfatta. E infatti c'erano state alcune, non diciamo critiche, ma comunque benevoli per migliorare comunque il tutto e per comunque avere un'atmosfera più bella. Vuoi parlarci del tuo costume, che vedo che è molto elaborato? Allora, sono vestita da Junemai di Clot Road, che è un manga che tra l'altro è da poco uscito in Italia, e il mio personaggio è una modella che fa dei combattimenti su un ring, usando proprio con la tecnologia trasforma il proprio costume a piacimento proprio per combattere. A noi ci piace questa trasformazione. Senti, vuoi parlarci allora di Lucca, come ti sembra? Lucca si sa che è sempre la mecca di tutti i cosplayer. Dai, parlaci un po' di Lucca. Vabbè, Lucca, io ho un amore per Lucca incredibile, perché è stata la mia prima fiera da cosplayer. Quindi proprio nel ai ai ai, domandone da un milione di dollari. Mi ricordo se era il 2003 o il 2004. Quindi, no, 2004. Cosa hai portato? Yuna di Final Fantasy, che è uno dei miei videogiochi preferiti. E quindi, e no, Lucca è bellissima prima di tutto perché essendo all'aperto ti dà la possibilità di girare, cioè non sei all'interno di quattro mura di una fiera, quindi vari. Poi c'è sempre qualcosa da fare, cioè organizzano un sacco di spettacoli, di incontri, qualsiasi tipo di cosa. Poi ci sono tutti gli stand del mondo, tutti gli editori sono a Lucca, quindi e poi c'è il games, la parte games che io adoro, perché essendo una nerd di giochi in scatola e giochi di carte, cioè per me è proprio, infatti il primo giorno mi sono fiondata, ho speso tutti i miei soldi. come poi succede molte volte, che ok, prima vado lì, spende tutto e poi non fa più niente. Beh, vuoi parlarci anche del tempo, che l'hanno previsto bruttissimo, invece oggi c'era il sole. Esatto, infatti io ero disperata perché dal meteo davano praticamente 5 giorni di pioggia. Sono andata a comprarmi un ombrello per il costume di domani in tinta con il costume ed è per questo che non ha piovuto, sappiate. Quindi ringraziamola. Se non compravo l'ombrello pioveva sicuramente. Beh, quindi allora comunque facciamo ti ringrazio per la disponibilità e ti vorrei chiedere una cosa, se fai un saluto a tutti gli amici di Cosplay On Air. Certo. Ciao a tutti amici di Cosplay On Air e venite a Lucca perché merita veramente tanto. Ciao!